Ciao, mi sono accorta solo adesso che ha capelli veri. Ma di cosa stavo parlando? Di lei! Yeah! Di Poppy del nuovo film di Trolls Band Together. Io avevo visto il trailer qualche tempo fa e praticamente si scopre che Branch ha un fratello, mi sembra. O qualcosa del genere, o comunque lui faccia parte di una boy band. Che bello. No, vabbè, ma è bellissimo. Che bello. E mi sono accorta adesso che praticamente i suoi capelli, questi, in realtà si possono togliere. E sotto ha i capelli normali. In più sono fatte dalla Mattel. Cioè, i giochi di Trolls hanno passato tutta una serie di marche. Perché allora, se non sbaglio, Hasbro, poi credo Jak's Pacific o Spin Master, non mi ricordo del secondo. O forse era Hasbro anche quello, non mi ricordo, vabbè. E di questo qua che è il terzo Mattel, che comunque io la trovo, cioè, allora, non assomiglia molto alla Poppy del film. Cioè, è un po' diversa, c'è tutto, gli occhi forse, sono gli occhi, sì. Perché vedete, questa è la Poppy del film e così invece com'è la bambola. Però a me piace molto. E è stranissima, per me è stranissima sta cosa. Io spero che facciano un branch, magari non da conciargli i capelli perché non avrebbe senso, però grande così, perché cioè, se no l'ho presa per il cavolo. Che c'erano allora c'erano questi qua, sono andata ieri al Toys, c'erano questi, ce n'era un'altra sempre più o meno di questa dimensione con i capelli veri, perché questa qui apparentemente sotto sta cosa qua ha i capelli veri, cioè c'è i capelli tipo Barbie, che dopo voglio vedere la qualità, voglio vedere, voglio toccare, voglio sentire come sono. Se sono morbidi, se sono schifosi, se sono. Vabbè, comunque sì, cioè, ce li ha così praticamente. Vedete qua, c'è sta ciocca così. E poi c'erano delle figure, diciamo, piccole, con degli accessori, costavano sugli 11 euro o qualcosa. E poi delle figure che erano proprio dei blister che tu potevi toccare addirittura la bambola. Piccole, sempre senza nient'altro, di vari personaggi. C'era anche. C'è un'immagine più grande? No, vabbè, c'era anche questo qua o questa qua. Non so se è una ragazza. Penso sia una ragazza. Sì, perché c'ha le ciglia tipo Poppy, vabbè. Non so chi sia, comunque. Questa qua si chiama Hair Sessional Reveals Poppy. Io, come dico, spero che ci sia anche un branch delle stesse dimensioni. Se no, vabbè. E questa qui l'ho pagata. L'ho pagata. Vediamo dov'è. Dove cavolo è? L'ho pagata. 36,99 euro. Sì, lo so, avrei potuto aspettare il compleanno ed avere il 25% di sconto. Però ho detto, e se poi non la trovo più? E allora ho fatto la follia e l'ho presa, perché sì, cioè è tantissimo. Cioè, sono quasi 40 euro. Comunque, allora, la scatola è così, c'ha questa forma. Scusate, c'ha questa. E dai, c'ha questa forma strana. Qua spuntano fuori i capelli
capelli, chiamiamoli così. Penso che la terrò così. Adesso devo vedere se mi conviene. Hair to wear, cioè capelli da indossare. Ah, capelli intercambiabili, bene. Multiple styles. Hair to wear, ok. E 10 accessori. Multiple styles, ok. Va bene. Dietro appunto c'è lei con varie pettinature, vedete, qua così, ci sono, qua dice che appunto questi si possono indossare per fare la sua pettinatura classica, se no si possono togliere per rivelare queste pettinature particolari, e qua ci sono altre pettinature che non so se, boh, adesso guardo, perché qua fa vedere 10 accessori. Ah, ok, quindi praticamente dentro i suoi capelli, infatti vedo che non c'è qua, bene, c'è una palla con dentro gli accessori. Che bello. Ok, adesso stoppo, la tolgo dalla scatola e poi vi faccio vedere. Ok, allora, prima cosa vi faccio vedere gli accessori, partendo dalla borsetta, che carina, questa qua, rosa, fucsia, forma di cuore, con un cuore tipo cristalloso qui e anche dall'altro lato. La maniglia è fissa, non si può rimuovere, è fermata, vedete, qua così, carino. Poi, oddio, oh, stai lì. Poi c'è questa qua che nylon, oddio, oh, che brutta cosa. Vabbè, scusatemi. Questa clip a forma di, oh mio dio, a forma di, bellissimo, cos'è? C'è un fiore con un sorriso, bene, ottimo, ma proprio stile troll. E poi c'è la ciocca, no, di nylon, perché? Mi viene da piangere. Ah, cavolo, con una roba che costa così tanto, potevano, vabbè, lasciamo perdere. Poi ci sono le scarpe, cioè i sandali, che carini, molto carini, azzurri, con questi diamantini così, un po' dappertutto. Vedete, ci sono qua, ci sono qui, piccolini, vedete, dai, qui. Poi c'è uno grande qui, ce ne sono anche qua sul coso della caviglia, molto carini, aspettate che glieli metto. Oh, che belle. Va bene. Poi vabbè, dopo vi faccio vedere anche lei. Qua ci sono un paio di occhiali a forma di cuore, viola, trasparenti, molto carini, con questi qua che sono per le orecchie, bellissimo. Ecco. E infine c'è lei, che ha un sacco di cose addosso. Allora, vabbè, c'ha i suoi capelli, che, esatto, c'ha uno strappo, che bello, c'ha anche due fili che vengono fuori da questa, che veramente sono quelli per la, con le acconciature sotto. Questi sono fatti con la classica tipo lana. Ha una fascia che si ferma qui, dopo gliela tolgo, perché probabilmente incastrata, esatto, dopo devo toglierla, perché sennò come cavolo faccio a togliere i capelli? E... ah, ecco, poi tipo questa
questi capelli si fermano, vedete, con questo elastico. Qua ha un paio di orecchini a forma di, vedete, tipo diamante o punta o cristallo a punta, molto carini. Gli occhi sono così, sembrano strani perché hanno la pupilla, l'iride della pupilla più grande rispetto a come ce li ha lei nel film, ma cioè è carina. C'ha il suo solito naso largo, di colore più scuro, sorriso. Poi ha questo vestitino molto carino, con tipo gli arcobaleni. È azzurro di base e poi c'ha queste strisce arcobalenate un po' sul rosa e poi ha dei cuoricini di vari colori e che altro? Basta, va bene. E poi c'ha questo top che però no, fa parte del vestito, ok. Ma ok, allora è così. Questa parte sopra che è di tipo organza azzurra, trasparente, molto carina, ha questa collana a forma di cuore, sempre azzurra trasparente. Questi due braccialetti che praticamente sono identici, vedete? Questo. Con queste pietre, questi cristalli fatti così, esagono, uno e due. E vabbè, poi gli ho messo appunto i sandali, carina. Ah, le articolazioni, allora, la testa si può girare solo così, le braccia vanno in fuori, in avanti e indietro. Beh, dai, carino. Comunque le gambe vanno avanti. Cos'è sto rumore? Boh, vabbè. Avanti e indietro, che però fanno un po' effetto così, cioè vanno indietro e in fuori. Si possono aprire un attimo così, ma non tantissimo. E adesso vediamo un po' di toglierle. Prima vabbè, la fascia, scusate, mi ero dimenticata di farvi vedere la fascia. La fascia è tipo azzurra intrecciata con questi pom-pom. Molto carina. Adesso la tolgo. Che no, vabbè, sta cosa. Le stanghette si incastrano nelle orecchie, è geniale, geniale, così non si perdono, fantastico, vedete che carina, vedete che si incastrano, dai, però metti a fuoco, ecco, vedete, si incastrano qua e poi si tolgono così, bellissimo, bellissimo. Ok, adesso togliamole. Ah, ecco, infatti c'è proprio la. Che bello. Ah. Così, si toglie così. Ecco, adesso vi faccio vedere l'interno dei suoi capelli, che bello. È foderato e ha questi strap. Ah, ma quindi si può tipo usare come mantello, penso, perché pensavo che questo qui fosse facente parte dei capelli sotto, invece no, fa parte di questo. Però qua non. Ah, sì, si può mettere come mantello. Dio mio. Questo non so se. Aspettate, ecco. E qua non viene. Non viene. No, è proprio.
che pensavo che poi gli elastici sotto si mettessero incastrati nei piedi, ma no. Che poi boh, non so, secondo me è così col pelo. Boh, non mi piace tanto, vabbè. Vabbè. Va bene. Tanto questo lo metto qui. Vedete che ha. Beh, è carina anche così. Costa. Qua ha un nastrino, vedete? Capelli, dai, sono morbidi, però. Sì. Vabbè. Ah, qui c'è un nastrino. Qua sotto c'è questo qua. No, vabbè. Sì. Che magari sarebbe meglio. Questo poi si può usare anche come. Boh. Questo qua si può richiudere e mettere, penso, come supporto per rifarle con la pettinatura. Mamma mia, cioè, sono morbidi, però. No, dai, sono decenti. Sono decenti. E qua dentro c'erano tutti gli altri accessori. Vediamo un po'. Dai, ci stanno. Una nota, una clip a forma di nota azzurra. Poi. Ah, sono tutte diverse, tra l'altro, carina sta cosa. Poi c'è. Vabbè, una clip a forma di stella con la faccia. Va bene. Ok. La nota? No, la nota non aveva niente. Poi c'è una clip che praticamente è uguale a quella di prima, però senza l'anellino sotto, ovviamente a forma di fiore. Uguale, è identica. Cambia il colore un pochino, è un po' più chiara, vabbè. E poi c'è una clip a forma di tipo cristallo, sempre sull'azzurro verde. Sono tutte di colori diversi. Brava Mattel. E poi qua ci sono i suoi capelli, che qua mi sa che dovrò. Allora, io adesso non so se tenerla con i capelli così e rimetterli lì come erano prima e poi nascondergli sotto questi qua per farla com'è, come dovrebbe essere. Oppure, no, vabbè, dai, non sono così male. Devo dire, questi qua sono una buona fibra. Non so se è nylon, non so se è saran. Comunque, sono fucsia come i suoi capelli normali e hanno due ciocche, una più chiara, una un rosa più chiaro e viola. Non sono male, non so se tenerli così, se magari, so, passarli sotto l'acqua bollente e farle una coda, perché non so, che tra l'altro, ah no, ok, sono, no, giusto, non so poi se nel film lei avrà i suoi soliti capelli che poi userà per lottare o roba di sto genere, come al solito, o se o se magari appunto avrà altre pettinature come sono qui, quindi non lo so. intanto penso comunque che glieli liscio con l'acqua bollente e poi li rimetto come erano prima e li metto questo qua, questo sopra, magari nascondendo questi. Questi perché tanto, cioè, non lo userò mai come mantello, ma proprio zero. Anche perché, cioè, boh, vabbè, non ha senso. Comunque,
Carina, come dico, spero che facciano un branch tipo comunque di questa dimensione, così da mettergli insieme, insomma. E se no prenderò magari quelli piccoli, però quando calano di prezzo, perché c'è 11 euro, anche se hanno gli accessori comunque tanto. Gli altri quant'è che costavano, quelli singoli, senza nient'altro? Costavano sugli 8 euro. 8 euro, 7 euro, una roba del genere, tanto comunque, considerando che gli altri erano 10 euro che comunque avevano accessori, cioè di... Vabbè, ok. Comunque erano carini, mi piacciono questi qua. Poi gli orecchini si potranno togliere? Sì. Gli orecchini si possono togliere. Penso che abbia la stessa dimensione degli orecchini di Barbie, quindi boh, magari si possono mettere quelli di Barbie o di altre marche, volendo. Vabbè, comunque così, molto bene. Allora, alla prossima, ciao.